Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news e nuovo video di informazioni su Call of Duty Black Ops 3, il nuovo sparatutto in prima persona sviluppato dalla Treyarch in arrivo il prossimo 6 di novembre. Qualche giorno fa vi ho parlato della versione speciale, la Digital Deluxe Edition, di cui tornerò nuovamente a parlare non appena avrò nuove informazioni di tutti i contenuti. Oggi voglio parlarvi invece di un altro pre-order che è proprio disponibile da qualche giorno ed è il Season Pass. Per chi non lo sapesse, il Season Pass è il pacchetto che contiene i 4 DLC che escono normalmente di ogni Call of Duty a cadenza trimestrale. Praticamente su Steam, infatti vi sto facendo vedere proprio la schermata della pagina di Steam dedicata al gioco, è possibile preacquistare il Season Pass di Call of Duty Black Ops 3. Il prezzo è rimasto in linea con gli altri Season Pass, quindi 49,99€. Così facendo e quindi andando a preordinare o eventualmente andando a comprare il Season Pass, si risparmierebbero 10€ anziché appunto andarli a comprare separatamente, perché come sapete ogni Season Pass costa intorno ai 15€, quindi facendo 15 per 4 siamo 60, prendendo il Season Pass se ne pagano 50, quindi praticamente si risparmano 10€. E ovviamente con il Season Pass si hanno delle agevolazioni, come ad esempio quando vengono rilasciate delle armi prima, quindi normalmente vengono rilasciate o delle armi o dei pacchetti leggermente in anticipo rispetto al DLC. Chi ha il Season Pass ha la possibilità di scaricarli, invece che al Season Pass, chi non ha il Season Pass deve ovviamente aspettare la data di uscita del DLC. Quindi praticamente il prezzo è 49,99€ e dovrebbe essere praticamente identico poi per le altre piattaforme al momento previste, PlayStation 4 e Xbox One. Fatemi sapere se voi andrete a prendere il Season Pass oppure andrete a comprare singolarmente i DLC in base a quello che conterranno. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.